Questa edizione chiaramente ha delle conferme rispetto alle edizioni precedenti, quindi lavoriamo chiaramente sul rapporto tra domanda e offerta, con le aziende presenti che portano le loro possibilità di lavoro e le persone chiaramente che si candidano per questi lavori. Confermiamo chiaramente anche il campionato dei Meschieri World Skill, quindi come negli anni passati, però inseriamo delle novità che sono dei seminari e anche delle attività che parlano delle nuove politiche che la Regione sta mettendo in campo, alcune a livello nazionale, alcune specificatamente a livello regionale, come per esempio l'alternanza. Quindi diamo spazio comunque e ampliamo il ragionamento sulle politiche attive. Il dato sono 100 aziende, 100 realtà praticamente che si sono candidate a offrire posti di lavoro. Non abbiamo ancora chiaramente il numero di presenze, lo avremo in 2 giorni, speriamo di confermare i forti numeri. C'è da dire anche che noi lavoriamo su un contesto di iniziativa regionale a Torino, ma lavoriamo anche su poi degli io lavoro territoriali che ci saranno all'interno di tutta quanta la regione Piemonte. Quindi abbiamo anche un discorso di gemmazione di questo strumento sul territorio. Mi sembra che il Lingotto sia bello pieno, sicuramente guardandoci intorno siamo molto soddisfatti della cosa. L'importante adesso è vedere quanto darà come frutto occupazionale. Faccio un esempio, le edizioni precedenti abbiamo toccato il 28% nelle analisi fatte successivamente delle persone che hanno visitato questa fiera dal punto di vista occupazionale. Speriamo di portare questi dati anche nella prossima, in questa edizione, e soprattutto valutiamo le novità che abbiamo portato in campo. Noi diciamo che abbiamo investito immediatamente nell'alternanza scuola-lavoro a partire dal 2011, costituendo un CTS con le aziende del territorio dell'Alessandrino, con la Michelin, con Solvay, con moltissime aziende, con Confindustria Alessandria. Quindi diciamo che abbiamo una storia pregressa, ci crediamo moltissimo, perché l'alternanza scuola-lavoro realmente mette in contatto i ragazzi con le aziende e apre un mondo che non conoscono in effetti soltanto restando sui banchi di scuola. La cosa fondamentale è la progettazione condivisa. E quindi con la progettazione condivisa si riescono a costruire percorsi individualizzati estremamente importanti. Noi siamo soddisfatti perché molti dei nostri ragazzi entrano in contatto con le aziende, anche quelli del liceo, perché io insegno il liceo e quindi so quanta rilevanza ha avuto nella loro orientarsi al futuro, nel scegliere il lavoro e addirittura nell'avere chance di lavoro per tutti i nostri ragazzi. Quindi un'esperienza di grande, grande importanza. Cosa ti aspetti da Io Lavoro? Io sono venuta qua con la scuola per cercare lavoro nell'ambito della ristorazione, però la maggior parte delle agenzie in cui abbiamo chiesto hanno detto di essere già piene, di informarci sul sito. Quindi ora guardiamo il lavoro all'estero. Trovare lavoro. Beh, no, comunque conoscere sempre aziende nuove e avere delle dritte più sicure.